delitto, la scientifica sta facendo i suoi rilievi, un danno di immagine pazzesco, ma soprattutto non la ritroveremo mai. Mai dire mai. Piacere, vi presento Gabriele Maio, ispettore specializzato nel ritrovamento di opere d'arte. E sarà così anche questa volta. Ma abbiamo delle immagini da visionare? Purtroppo no, le telecamere il giorno prima sono state manomesse. Ah, boh, non è un problema. Ragazzi, c'è qualcosa sulla scena del crimine? No, neppure con Woody 40 abbiamo ottenuto delle prove. E con lo svito? Neppure con lo svito. Lo svito va bene proprio. Voi? Ispettore, la statua era vicino al quadro. E poi è caduta, però noi dovevamo seguire i ladri e non sappiamo più che fine ha fatto. Li abbiamo persi. Ma che statua era? Era quella di Lupetto il Farnese. Lupetto Farnese? Salma, c'era chiuso, non si bussa? Ma no, lei c'ha ragione, però c'era aperto e sono entrato. Comunque, polizia, ispettore Maio, tranquillo. Ma lei cercava un costume o...? Ma più che altro sto cercando una persona che sono convinto possa aver noleggiato qua un costume. Ho idea di come è fatto quel signore lì? Per vinci. Provi un po' a vedere. Io me li ricordo. Cioè, secondo me questo qua... E noi? Perché cosa abbiamo rischiato? 10 anni di galera! Avete rischiato. E vi diranno anche se non avete un avvocato bravo con le condizionali. Però... 3, 4, 5... Ah, non erano mica 6? Sì, erano 6. Tra l'altro c'era anche una gran gnocca. Ma no. E qual è? Abbiamo peccato. No, è inutile che ti giustifichi. Qua non scappa nessuno, ispettore. Nessuno. Complimenti. Voi della municipale siete sempre al top. Abbiamo fatto solo il nostro dovere, ispettore. Bravi, bravi. Complimenti. Perfetto. Noi andiamo tutti insieme in Gaglioppa adesso. Prego, si accomodi. Ma ispettore, mi tolga una curiosità. Prego. Ma come ha fatto beccarci? È stato un gioco semplice ma nello stesso tempo impegnativo. Mi ha portato via un po' di tempo, ma alla fine ci sono arrivato. Mai dire mai. Vedi questo? Questo l'ho trovato sulla scena del crimine. Questa piuma appartiene al cappello della statua di Lupetto Farnese. E io mi sono chiesto, cosa ci faceva questa piuma?
ho rimuginato, ci ho lavorato attorno, ho fatto ricerche su internet, ho navigato per mari e per monti e alla fine sono arrivato alla meta. Lucio, della tribù del Cucù. Ma è... No, ma io la strappo. No, 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 prima la va. Fermo. No, fermo. Fermo. Ispettore, facciamo un accordo. Lei ci lascia liberi, ci lascia liberi, e noi le lasciamo la parte di sotto. Quella sopra ce l'aveva già. Un piccolo accordo. Faccia un piccolo sforzo. Ma siete dei disgraziati. A nome del direttore della pilota sono molto contenta di poter dare questa grandiosa notizia alla presenza di illustri ospiti, il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, l'ispettore Maio e il ministro alla cultura Franceschina Dario. Ringraziare l'ispettore che ha reso possibile attraverso insomma, il recupero di quest'opera, come dire, di restituirlo alla cittadinanza, attraverso questa insomma rocambolesca avventura abbiamo anche trovato l'autenticità dell'opera stessa e, incredibile ma vero, perché nessuno di noi se lo sarebbe mai aspettato, l'opera completa con la parte di... A caso chiederei al ministro una parola rispetto questa a questa. È sicuramente una scoperta straordinaria. Non ci saremmo mai aspettati di poter ammirare un'opera di Leonardo in tutta questa sua completezza. Ricordiamo che Parma quest'anno è anche capitale della cultura, quindi questo ritrovamento ne ha anche dell'incredibile. Sarà sicuramente un lustro per la vostra città, che potrete esporla, potremo vederla visitare da tantissimi turisti, ma soprattutto sarà un lustro per il nostro paese, per l'Italia, e ci darà un'altra luce forse anche nel mondo. Ma e poi, come abbiamo detto, l'autenticità, il nostro esperto ha certificato e vorremmo sentire anche una sua parola. Certo. Questo. Oltre la qualità del quadro, l'abilità del pittore, posso confermare, guardando con attenzione la firma, l'opera di Leonardo eseguita a mezz'anima nel primo semestre del 1509. Quindi, dopo quello che abbiamo sentito, la conferenza stampa è chiusa, questa conferenza stampa rilanciata in 120 paesi nel mondo, insomma darà lustro alla nostra pilota, darà lustro alla nostra città, e quindi attendiamo tutti a Parma. Grazie mille a tutti.